Nel testo che è stato trasmesso al Quirinale, ma che non è stato accordato in Consiglio dei Ministri, non c'è stato l'accordo in Consiglio dei Ministri, cioè sia una sorta di scudo fiscale, capitali dall'estero in Italia scudati e quindi molto spesso mafiosi, e sia la non punibilità, che significa l'immunità per chi evade. Io questo lo ritengo un fatto gravissimo, manina politica, manina tecnica, io questo non lo so, ma senza sapere bene quali siano i mandanti di questa manipolazione, per me domani mattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica. È nel nome del progresso, il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti. Veramente senza precedenti, neanche il grande Bruno Vespa, che ne ha viste di tutti i colori, il contratto di Berlusconi, il risotto di D'Alema, la telefonata del Papa, ma fin lì un governo che denuncia se stesso non c'era arrivato nemmeno Vespa. È davvero il governo del cambiamento, c'è poco da dire. Non ho mai detto che si volevano aiutare i capitali mafiosi, non so se una manina politica o una manina tecnica. Un grande politico. Panica, ha stato a buttare in caciara, questo sì, è questo è un momento grave del paese. Questo è il vicepremier. In ogni caso, e qua smettere subito di ridere, domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica, perché non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato. Boni! Come abbiamo già visto, non è la prima volta che capita che una manina nel Ministero, piuttosto che alla Presidenza del Consiglio, adesso cercheremo di capire, è andata a modificare un testo che noi assolutamente non volevamo così e che sarà modificato secondo quanto dice il Ministero contratto di governo. Il Ministero dell'Economia, quindi... In questo momento noi stiamo valutando una serie di ipotesi. È chiaro che qualcosa dalla Presidenza del Consiglio al Quirinale è successo. Adesso cerchiamo di capire. Al Quirinale non è cosa. Mai arrivato il testo. Diciamo, dalla Presidenza del Consiglio alla bozza che è stata trasmessa al Quirinale. In quella fase lì c'è stata una modifica e dobbiamo capire da dove arriva. Testo manipolato, Sandro Cantoni dà il consiglio da nerd più figo. Io t'avevo detto di salvare un PDF. Perché? E i file Word si modificano, i PDF sono chiusi, non si possono modificare. Diego, tu notavi una cosa. Notavo una cosa oggi guardando questa cosa, che il ribaltamento dei ruoli fa sì che qui quello sveglio sia Toninelli. Una farsa, una sceneggiata, ha detto non è vero niente, mentre io sono certa che lui sapeva tutto benissimo, ma cerca, voglio dire, di tenere insieme capre e cavoli. Ma siccome la Lega e 5 Stelle non possono stare insieme sulle materie economiche, non possono... Al Quirinale quella bozza non è mai arrivata. Abbiamo mandato Mirko, Matteucci, insieme a Leonardo, alla ricerca del foglio perduto. Prego, regia. Pronto Mirko? Prontissimo Leonardo. Andiamo a cercare sto foglio. Per forza, come investigatori siamo forse i migliori. Andiamo da qui, Largo Chigi, fino al Quirinale e lo cercheremo in ogni angolo. Buongiorno, mi perdoni, ma abbiamo perso un foglio, probabilmente un A4. Lei ha la mano piccola, una manina, ha nulla da nascondere, mi fa vedere qua dentro se ha trovato un foglio? Ha delle cose mediche. Devo una controllatina perché qua ti è perso sto foglio. Buongiorno, la 7TV mi può attaccare per favore? Non si trova più un foglio di carta, un A4 protocollato. Aspetta un attimo. Grazie. Manina. Lei? Io ce le ho tutte e due. Sì. Qua abbiamo Annunzia Nazionale, Annunzia del Girolamo che smette di telefonare. Qua si può anche, adesso ho proprio fermato il momento in cui si vedrebbe con chi sta parlando, ma è casuale. Non metto mani. Comunque sono grandi le due, diciamo. No, molto grandi. Ma... Qua c'è la bolletta, qua c'è un foglietto. Carte della banca, appunto sull'agricoltura. Annunzia c'ha le manone. Puratissime, per carità, ma due manone. Signor Callarostaro, buonasera. Lei che sta sempre qua, non è che ha visto un foglio di carta? No, l'ho visto. Ha trovato un foglio di carta, un A4? Sì. L'ha trovato? Dove l'ha messo? Lo ho mangiato. Sì. Sì. Mettiamoci un'altra cosa dentro quel paura. Di Maio è in evidente imbarazzo, anche perché lui è il leader di un movimento che in piazza chiedeva onestà, onestà, e che si è ritrovato invece a firmare un decreto fiscale dove è contenuto un condono. Un condono che va ben oltre i paletti che i grillini immaginavano. Le cose sono due. O Di Maio ha letto il testo e non l'ha capito, oppure non ha proprio letto il testo. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Ma non si sente chiamato in causa quando si parla di manina, visto che il decreto l'avete di fatto scritto voi? No. No.
Però lei lo sapeva che queste norme c'erano, no, nel decreto? Ma evidente, ma tutti lo sapevano. Tutti lo sapevano. Quindi lo sapeva anche Di Maio? Non lo so, che ne so, chieda a lui. Intanto è già andato un nostro collega a presentare denuncia in procura perché ci sono fatti molto gravi che ha detto, che ha descritto Di Maio ieri in diretta televisiva, quindi siamo andati già in procura a presentare gli atti della magistratura a fare il suo percorso. Non ho capito bene, Rosato, cosa avete denunciato? Ma il tema è tutto politico. Cosa avete denunciato? Abbiamo denunciato quello che ha denunciato Di Maio. Di Maio ha detto che c'è stata una falsificazione di un testo uscito dal Consiglio dei Ministri e siamo andati in procura a dire guardate che c'è il vicepresidente del Consiglio dei Ministri che denuncia un reato, si è dimenticato dov'è l'indirizzo della procura, dove doveva venire stamattina alle 9 e ve lo portiamo noi le sue dichiarazioni. Sono sicuro, ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi prima che finisca male. Hanno trovato un sistema che è un sistema intelligente, cioè si fanno maggioranza e opposizione per conto loro. Ed è quello che è successo ieri con la manina, no? Tipicamente. È tutto un grande spettacolo. Il filo che li unisce fin dai primi giorni è una sorta di codice personale fatto di comunicazioni rapide. Confesso che lo sento spessissimo, ci sto lavorando benissimo, messaggiamo parecchio. Quando non siamo d'accordo io glielo dico, io a Salvini ieri glielo ho detto. Ma più degli sms nelle ore tesissime che hanno preceduto il varo della manovra hanno pesato i silenzi e le distanze. Con Salvini fuggito tra gli industriali a Monza. Noi siamo nati qua, non penso che questo paese abbia bisogno di assistenza, ma questo paese ha bisogno di lavoro vero e di impresa vera. E Di Maio chiuso nei suoi uffici, mentre Conte cercava di riunire il governo. Va avanti anche il nostro grande concorso, questa maglietta che io indosso ha vinto questa settimana. Fa così, se la pace fiscale non è un condono, questa non è una t-shirt ma un kimono, ecco. E no, è così. E perché se ci fossero all'interno della manovra non dovremmo chiamarlo condono, ma pace fiscale. Non so chi vuole rispondere. E dato che Tria non accenna a rispondere... Vado io? Vai. Allora, le rispondo subito. Sì, c'è anche un, vogliamo chiamarlo volgarmente, uno stralcio per quanto riguarda controversie fino a 1.000 euro. E le confermo che è previsto una sorta di ravvedimento operoso e potranno ovviamente farlo entro un ulteriore limite di 100.000 euro per periodo d'imposta. Perché non dovremmo chiamarlo condono però? Ma guardi, lei lo chiami come vuole. Noi la chiamiamo definizione agevolata, pacificazione, cioè. Poi siccome il lessico è nelle sue facoltà, le scelte lessicali, per carità, domani scriva come vuole. Il Presidente Conte ci ha autorizzato a chiamare condono, ha detto la scelta lessicale la lascia a noi. Voi avete dovuto... Ma come fa, come fa ad essere un condono? Abbiate pazienza, non è un condono per una semplice ragione. Stiamo parlando di una misura che già esisteva, si chiamava dichiarazione integrativa. È il primo anno che non si fanno gli scudi fiscali per portare i soldi all'estero, non si fanno le voluntary disclosure, che le faceva la sinistra e faceva portare i soldi in nero direttamente in Italia. Noi diciamo in America, se cammina come un'anatra, se sembra un'anatra, che se parla come un'anatra, probabilmente è un'anatra. Quindi chiamilo quello che vuoi, è un condono fiscale. Non ne ho trovato uno che mi ha detto torna indietro. Tutti mi hanno detto, mi raccomando, vai avanti sulla legge Fornero, vai avanti sulla rottamazione della cartella di Equitalia e se c'è qualcuno dei 5 Stelle che ha qualche dubbio è bene che se lo faccia passare perché ci sono milioni di italiani ostaggio di cartelle folli che sono ai limiti dell'usura e non dell'accertamento fiscale. Su questo punto c'è stato un braccio di ferro interno alla maggioranza e c'è da dire che se il taglio alle pensioni d'oro ancora non c'è, certo c'è la pace fiscale o meglio il condono che era escluso esplicitamente dal programma del contratto di governo che c'era scritto, cito, è opportuno instaurare una pace fiscale con i contribuenti escludendo ogni finalità condonistica. Salvini, dal Trentino Alto Adige, io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi, perché in quel Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva. Qualcuno parla di una possibile, un'ipotetica crisi di governo. Che cosa ne pensi tu? In che situazione ci troviamo?
Ma questo governo ha due nomi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e tutto si regge sull'asse politico, forse anche personale, tra questi due personaggi. Se è abbastanza strano che questo asse che ha retto fino a ieri sera improvvisamente si possa spezzare, perché, anche perché non è interesse né del Movimento 5 Stelle né della Lega di mandare tutto per aria. Se c'era qualcosa che non andava bene, si alzava il telefono, o Conte o Di Maio, si chiamava e si riscriveva tutto. Però un governo che parte così e che manifesta questo livello di dilettantismo, comincia al 2,4, finirà al 5% a consuntivo con questa prassi che stanno adottando. Quindi la preoccupazione ci sta tutta e io credo sia comprensibile. Quando ci vuole, ci vuole. Quello che è giusto, è giusto. Il famoso decreto fiscale che qualcuno sta contestando in quel Consiglio dei Ministri era letto dal Presidente del Consiglio Conte ed era verbalizzato dal Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. Io ero in mezzo fra i due, perché siamo seduti così, Conte, Salvini, Di Maio. Conte aveva i fogli, Di Maio verbalizzava e Salvini era in mezzo. Comincio ad arrabbiarmi, in quel CDM Conte leggeva e Di Maio scriveva, punto, dice Salvini. Cioè è quasi chiamata questa qua. Uno leggeva e uno scriveva. Abbiamo iniziato col grande cinema. Di Maio replica, io non ci sto a passare per bugiardo e distratto, e a sua volta Palazzo Chigi smentisce che ci fosse un verbale del testo del condono. A chi dobbiamo credere a questo punto? Ma ho l'impressione che stiano cercando di decidere chi deve perdere la faccia domani, quando probabilmente il Consiglio dei Ministri ritirerà alcune delle cose più imbereconde di questo condono. Sul condono, chiede Alessandra Sardoni, siete pronti a fare una crisi di governo? Ma non c'è proprio il caso della crisi di governo. Ah, perché noi nella Lega siamo così stupidi da prestare il fianco a chi non vede l'ora. B, perché c'è un'intesa totale sul contratto di governo che porteremo avanti. C, perché ripeto, sì, però su questo Conte punto non garantisce, sembrava oggi. Il presidente Conte garantisce che quello che c'è scritto nel contratto di governo, firmato di pugno da Salvini e da Di Maio, dice che non ci può essere ogni finalità condonistica, e quindi il Consiglio dei Ministri di sabato mattina annulla queste parti e approva il disegno, perché me l'ha stato previsto da entrambi i partiti. E continuiamo. Salvini è già d'accordo. Lo deve essere nel contratto. E le parole di Conte da Bruxelles danno la temperatura dell'escalation. Convocherò il Consiglio dei Ministri per sabato, dice. Il Presidente del Consiglio sono io, decido io che si svolga, e quindi ho già detto che verificherò i testi, li riporterò in Consiglio dei Ministri. Diciamo che se nascesse una crisi da questa vicenda non dimostreremo né passione, né senso di responsabilità, né lungimiranza. Attesa del sereno, cosa accade? Che l'Europa ci ha bocciato la manovra. Una cosa non di poco conto, ha detto c'è una violazione del patto senza precedenti. Queste le parole contenute nella lettera che Moscovici ha portato a Roma. E così tra un sì o un no, una letterina da Bruxelles, lo spread che vola a 328 punti, record dal 2013, succede che insomma a ballare fino adesso sono stati i mercati, ma ora, se si continua a litigare, ci sono troppe manine, troppi condoni non condivisi. Quella che rischia di ballare è l'Italia. Non abbiamo paura della bocciatura in Europa. No. Di Maio impaurito. Pronti. Le regole vanno rispettate perché sono quelle che ci permettono di vivere insieme nell'euro. E allora, quando leggo la vostra manovra, vedo che non è conforme alle regole, che c'è una deviazione molto seria. Se prendo il bilancio previsto prima del cambio di governo, che io rispetto, il deficit per il 2019 era lo 0,8% del PIL. Ora siamo al 2,4%, cioè tre volte tanto. E poi c'è una cosa ancora più seria, che è il deficit strutturale, cioè quello che influenza il debito pubblico. Se vuoi ridurre il debito pubblico, questo deficit deve scendere nel 2019 dello 0,6% rispetto al PIL. Invece crescerà dello 0,8%. Insomma, siamo chiaramente lontani dalle regole. Pensi che Salvini e Di Maio abbiano cercato lo scontro con l'Europa e lo stiano cercando?
Allora, secondo me sì, sapevano che stavano combattendo questa battaglia con l'Europa, pensano che torni anche politicamente a loro vantaggio e che l'Europa non sia in grado di aprire una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, perché questa commissione è in scadenza, perché si voterà, perché questo rafforza loro e i partiti nazionalisti alle prossime elezioni europee. Un applauso a Bruna Cammara, ci farà da interprete. Bye bye Salvini! Yeah, yeah, tutta così la facciamo. Sorry, ok. E devo dirvi che prima ci siamo incontrati velocemente e in 3 minuti gli ho spiegato la situazione politica italiana e gli ho spiegato che la parola era Mannina e lui a un certo punto mi ha detto: ma che cazzo sta succedendo in Italia? No, giusto? Corretto? Però quell'uscita di Di Maio di ieri, anche ai fini dell'Europa, è stata molto problematica, perché noi avevamo il Presidente del Consiglio Conte riunito con gli altri capi di Stato europei a cui stava spiegando una manovra, con il Vicepresidente del Consiglio che in quel momento diceva alle agenzie che quello che lui stava spiegando probabilmente era carta straccia, perché c'erano strane manine che avevano cambiato i testi. Insomma, abbiamo fatto una figura ridicola, onestamente abbiamo esposto Conte a una figura ridicola davanti agli altri capi di Stato europei. Vedo che lei tiene un cane in grembo, di che razza è questo grazioso cucciolo? Ma è un incrocio tra un cane italiano e un cane greco. E come l'ha chiamato? L'ho chiamato Spread. Oh, ecco. E il cane, questo è il cane che mi diede la Bignardi alle invasioni barbariche. Io l'ho tenuto. Bene, è buono Spread, non morde. Morde solo chi non ha i conti in ordine. Il problema non è l'Europa. A parte il fatto che se tu devi essere giudicato dall'Europa, vorrei farvi notare cosa fa Salvini. Salvini si mette a sedere e dice: mi deve giudicare l'Europa, cioè Juncker. E Salvini dice in televisione: ma Juncker è ubriaco. Ora, se vostro figlio va all'esame e dice che il presidente della commissione che lo deve esaminare è ubriaco e pensa di passare a quell'esame, vuol dire che vostro figlio ha dei problemi. Salvini non è interessato a passare l'esame. Salvini è interessato a fare polemica. Oggi, per esempio, Salvini è andato a parlare agli imprenditori della Confindustria russa, a titolo privato ovviamente, ha detto che le sanzioni contro la Russia sono una follia e che lui si trova meglio a Mosca che in molti paesi dell'Europa. Contento lui, si trovava bene anche in Corea del Nord quando qualche anno fa andò in missione con Razzi. Ah, è vero. E posso dire che non sono solo gli italiani che sono impazziti e hanno scelto questo governo del cambiamento, perché oggi hanno votato in Baviera, che è una regione importante della Germania, e hanno preso una mazzata storica i partiti che governano l'Europa da sempre, democristiani e socialisti. Sono entrati per la prima volta nel Parlamento regionale i nostri amici populisti, sovranisti, razzisti, di Alternative für Deutschland, e sono stati premiati i Verdi. Quindi il cambiamento non è qualcosa che è scelto dagli italiani, ma è qualcosa che sta contagiando positivamente tutta Europa, e io ne sono strafelice. Bacioni, passo e chiudo. Il problema è che la sinistra non sa più che cos'è e quindi parla soltanto di se stessa, invece di parlare dei problemi del paese. E in un momento in cui, come si può essere da mesi e mesi senza leader, senza nome, senza cognome, senza un progetto per il paese, mentre intorno tutto è pioggia, pioggia e destra al cubo? Spiegamelo. Io. Siamo davanti al comune di Lodi, qui stamattina è stato organizzato un sit-in da tutte le mamme dei bambini esclusi dal servizio mensa. Un gruppo di mamme, ci sono anche papà, stanno salendo in comune per cercare di parlare con il sindaco.
e chiedere la sospensione del regolamento. E vogliamo capire se c'è anche vice sindaco o qualche assessore disponibile a incontrarci. Non c'è nessuno. Quando arrivano? Si può sapere quando arrivano, perché noi stiamo qua tutto il giorno. Sono una mamma arrabbiata perché mia figlia da 4 anni già adesso mi deve fare queste domande. Io le voglio risparmiare queste cose, perché mia figlia deve giocare e mangiare e non pensare a questo. Siamo lodigiani, siamo italiani, che vogliate o no, noi lo siamo. Non per una carta che me lo dice, io sono italiana, lodigiana, lo è mia figlia e lotterò fino alla fine. Io italiano presento Lise e il mio genitore vicino che manda i figli nella scuola insieme a me deve presentare gli stessi documenti che presento io. Gli stessi documenti? No. Lise, punto, documenti. È la legge, allora, punto. Non è la legge, mi dica qual è la legge che dice che Lise è un regolamento che si è inventato la sindaca di Lodi perché per mettere legge, in difficoltà solo la sindaca di Lodi in tutta Italia, perché è della Lega, perché vuole ovvio, no? Fare un provvedimento razzista, discriminatorio, razzista. E non ha altri argomenti. La città di Lodi vuole parlare con il sindaco, la città di Lodi vuole parlare col vice sindaco, con qualcuno, aprite! Aprite, 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 aprite! I don't understand. Volevo solo capire se secondo lei i bambini dovrebbero tornare a scuola. I genitori devono pagare quello che devono pagare. Sì, chiaro. Però come l'autocertificazione... dei figli pagano la mensa? Certo. Perfetto, allora lo dovrebbero fare tutti. Vabbè, ma l'autocertificazione vale solo per gli italiani, non è che vale pure per gli stranieri. Ma siccome gli italiani sono controllati, gli stranieri molto meno, fanno il piacere di certificare che sono veramente in condizioni di indigenza. Ha detto che vuole dare solidarietà al sindaco. Assolutamente. Volevo capire, però è un atto discriminatorio. Quindi parliamo di edilizia. Il sindaco, no. Discriminatoria è certa informazione. A Lodi, in Lombardia, alcuni bambini stranieri sono stati esclusi dalla mensa scolastica perché sono state aggiunte delle regole che li hanno esclusi dalla mensa gratuita. Cosa pensa di questo fatto, un fatto che ha sollevato la nostra trasmissione la settimana scorsa? Come commissario europeo mi occupo di questioni economiche e di compatibilità di bilancio. Quindi le parlerò da cittadino, il cittadino Pierre Moscovici. A titolo personale, sono scioccato da questa decisione. Sono stato il primo a perdere la mano, sia col tedesco che l'americano. Comparsa, è vero, ma non è finita, prossima vittima è l'Europa Unita. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano, chi sono dici verso l'italiano?